Giancarlo Odilo, ritroviamo in una squadra che questa sera è qui a celebrare un grande evento per Roma Euro. Intanto però siamo in un luogo deputato all'eccellenza, l'eccellenza di qualità, le materie prime, l'enogastronomia. Anche a lei faccio una domanda di particolare pertinenza con l'attività che ha svolto e che è quella di sportivo ovviamente, quindi quanto conta l'alimentazione per voi, anche adesso in una fase ovviamente di allenamento completamente differente? Beh, l'alimentazione è sempre contata molto, anche se ai nostri tempi non era un'alimentazione perfetta per il giocatore di calcio. È vero, era ancora un po' differente, parliamo proprio di quello che succedeva allora. Sì, una volta si mangiava la carne a tavola, prima della partita si mangiava il riso e la carne, anche se mangiavi 3 ore prima, però il riso ci vogliono 25-30 minuti per digerirlo. Mentre gli spaghetti, quando uno diceva che voleva mangiare gli spaghetti sembrava un'anima particolare, invece adesso col passare degli anni è cambiato molto, è cambiato tutto, addirittura si mangia pochissimo, anche se si mangia sempre 3 ore prima, le cose sono cambiate, in meglio chiaramente. Certo, adesso vedere tanti ex atleti, ex giocatori un po' troppo robusti non è simpatico, almeno io ho qualche amico e lo bacchetto, gli dico che insomma, sei sempre stato un atleta, bene o male il calciatore ha fatto l'atleta, e vedere degli ex giocatori un po' troppo in carne non è bello, non è bello. È chiaro che piace a tutti mangiare, piace a tutti bere quel qualcosina in più che prima non potevi fare. Però purtroppo è così, purtroppo il fisico è quello e a volte non è simpatico vedere ex giocatori troppo esagerati. Comunque lei è in forma strepitosa e quindi mi viene spontaneo chiederle come si mantiene in forma. No, io non mangio molto, semplice, non mangio molto, cerco di mangiare quello che mi piace e il giusto. Io non credo che ci voglia tantissima fatica. Cerco di mantenermi bene, anche perché per la salute, speriamo di andare avanti il più possibile. Io la ringrazio e complimenti davvero, e anche la disciplina comunque ha un suo perché, quello che avete maturato. Grazie.